girava verso l'alto. Sara fece qualche centinaio di metri in macchina col suo compagno. Imboccarono un viottolo stretto e si fermarono davanti a una quercia. Si trasferirono sui sedili posteriori per fare l'amore. Presero le posture adatte e senza dire una parola cominciarono a fare su e giù meccanicamente come due automi. Al lato della quercia, in lontananza, Sara vedeva un mulino intonacato di bianco con la ruota che girava ampia nel cielo. Il compagno le ansimava addosso con l'alito pesante. E Sara si unì intimamente alla ruota del mulino che girava verso l'alto. L'amante si accorse che Sara non partecipava al coito e disse: «Che hai? Non ti va?» Sara squadrò il volto dell'amante troppo vicino e rispose: «Ti ricordi che appena ci conoscemmo tu mi chiedesti se volevo mischiare il mio corpo con il tuo? Ed io dissi subito di sì. Sì, e allora? Allora che futuro poteva avere il nostro amore se non quello della noia e della routine?»